Credo che qualunque paese civile debba mettere al centro delle proprie politiche socio-sanitarie le persone più fragili, le persone senza dimora, le persone immigrate, regolari e irregolari, i pensionati a reddito minimo, i disoccupati, in modo tale che nel momento in cui si garantisce la salute di queste persone, ed in particolare durante la pandemia, si garantisce l'esecuzione dei tamponi per la ricerca del SARS-CoV-2, noi abbiamo la certezza di valutare e sapere della salute di queste persone e ridurre il rischio che l'infezione si diffonda. Poiché questo virus si diffonde soprattutto nei momenti di assembramento, quando le persone stanno insieme, vivono insieme in spazi ristretti e non rispettano i protocolli di sicurezza di portare le mascherine, il lavaggio delle mani e il distanziamento, nella popolazione più fragile e più vulnerabile, come le persone senza dimora, anche gli immigrati irregolari, il virus si è diffuso di meno proprio perché c'erano meno occasioni di creare assembramenti. Ciò nonostante, in questi soggetti le condizioni di salute già precarie prima dell'avvento della pandemia, con la pandemia da Covid-19 sono peggiorate nettamente. Quindi è stato necessario non soltanto cercare di eseguire i tamponi a migliaia di queste persone e agli operatori sociali che lavorano con queste persone, ma anche trovare delle realtà, delle case dove poter far accogliere queste persone quando erano diventate positive. Allora, questo è un centro di accoglienza SAI per donne e donne con bambini titolari e richiedenti protezione internazionale. Noi accogliamo a oggi una trentina di donne, compresi bambini. In questo lungo periodo del Covid abbiamo dovuto ovviamente riorganizzare tutto il nostro lavoro che abitualmente è rivolto verso l'esterno e verso l'integrazione delle nostre ospiti, cercando di far stare di più le ospiti a casa e di mettere in atto una serie di misure per prevenire la diffusione del Covid. Oggi siamo riusciti finalmente ad attivare anche lo screening mensile per il Covid. Tutte le ospiti faranno il tampone una volta al mese circa e questo ci darà un ulteriore riscontro che quello che stiamo facendo come misure che mettiamo in atto per prevenire il contagio funziona o non funziona e va quindi aggiustato.